Nella scorsa lezione abbiamo imparato che il mercato di libera concorrenza viene differenziato in mercato di libera concorrenza perfetta e in mercato di libera concorrenza imperfetta. Vediamone adesso le rispettive caratteristiche. Le caratteristiche fondamentali del mercato di libera concorrenza perfetta sono la presenza di un grande numero di acquirenti e di imprese produttrici. In questo caso si dice che il mercato è polverizzato o atomizzato, cioè la domanda degli acquirenti e l'offerta dei produttori sono talmente frazionate tra numerosi consumatori e imprenditori che individualmente ciascuno di loro non può trovarsi nella condizione di poter influenzare notevolmente la domanda collettiva e l'offerta collettiva. L'esclusiva presenza di imprese produttrici di piccole o di medie dimensioni. In questo modo l'offerta di ciascuna impresa non risulta dominante sulle altre e qualsiasi cambiamento in essa non va a causare un'ampia variazione nel prezzo di mercato. Il prezzo flessibile. Abbiamo detto che le imprese subiscono l'influsso del prezzo di mercato. Questo risulta flessibile in quanto cambia al variare della domanda e dell'offerta, perché rappresenta il punto di incontro tra questi due elementi. L'omogeneità del prodotto in vendita. Il bene o il servizio che ogni impresa immette su uno specifico mercato deve assumere le stesse caratteristiche. In questa maniera, il consumatore dirigerà la propria scelta verso un determinato prodotto solo in base al relativo prezzo di vendita stabilito dal produttore. La trasparenza nel mercato. I consumatori e i produttori devono essere sempre adeguatamente informati sulle caratteristiche dei prodotti e sulle relative condizioni di prezzo, di domanda e di offerta, in modo da permettere la formulazione di una scelta quanto più consapevole possibile. L'assenza di barriere per l'ingresso e l'uscita dal mercato. Questa condizione favorisce l'ingresso nel mercato di determinate imprese quando sussiste per esse la possibilità di trarre profitto dalla vendita dei propri prodotti, ma permette anche l'uscita di queste qualora ritengano non più conveniente operare in quel mercato. Se viene meno anche una sola delle condizioni del mercato di libera concorrenza perfetta, sussiste un mercato di libera concorrenza imperfetta. È evidente che, nelle realtà, il mercato di libera concorrenza perfetta non può esistere, dal momento che ogni produttore tende a diversificare la propria offerta per rendere unico ciò che produce e riuscire a soddisfare la maggior parte dei bisogni dei consumatori. In alcuni casi, una grande impresa può arrivare a creare una condizione quasi monopolistica, cercando di occupare una posizione dominante sul mercato con il proprio prodotto. La libera concorrenza imperfetta è la forma di mercato maggiormente diffusa, soprattutto per i beni di largo consumo. Le caratteristiche fondamentali del mercato di libera concorrenza imperfetta sono la presenza di un grande numero di acquirenti e di imprese produttrici. Anche qui si ha polverizzazione del mercato, perché la domanda e l'offerta sono distribuite su numerosi consumatori e produttori. La presenza di imprese produttrici di grandi, medie e piccole dimensioni. Le imprese che operano in questo tipo di mercato possono essere sia di grandi dimensioni sia di piccole dimensioni. Ciò che fa la differenza nella vendita dei propri prodotti è il modo in cui vengono utilizzate le proprie risorse per promuovere ciò che si produce. Il prezzo flessibile. Il prezzo di mercato subisce variazioni in base alla quantità di domanda e di offerta in ogni momento. I produttori che riescono a rendere i propri prodotti più appetibili, promuovendoli attraverso un design accattivante, nonostante le proprietà sostanziali siano simili a quelle di molti altri prodotti, possono permettersi di aumentarne leggermente il prezzo di vendita, perché il consumatore ne sarebbe in ogni caso attratto dall'aspetto. La differenziazione del prodotto. Ogni imprenditore, pur di emergere e distinguersi dagli altri, punta a mostrare l'unicità del proprio prodotto, evidenziandone le differenze. Queste differenze possono essere rilevanti, come una maggiore qualità dei materiali o prestazioni più efficienti, oppure marginali, come il packaging, il colore del prodotto o promozioni dedicate. Alcune aziende utilizzano la pubblicità per promuovere al meglio le caratteristiche del proprio prodotto.
la mancata trasparenza nel mercato. In alcuni casi non risultano immediatamente esplicativi i meccanismi grazie ai quali viene a formarsi il prezzo di mercato di uno specifico prodotto. Spesso, infatti, l'incremento nel prezzo di vendita non è correlato a un miglioramento della qualità del prodotto, ma ad una misura diretta a coprire l'aumento dei costi di produzione, determinato anche dall'investimento pubblicitario. Può capitare inoltre di imbattersi in pubblicità ingannevole, che mira a dipingere il prodotto per ciò che non è o ne promuove caratteristiche non veritiere. Fortunatamente ormai il consumatore viene tutelato dal danno per pubblicità ingannevole attraverso una normativa nazionale ed europea e viene adeguatamente informato sulle condizioni del prodotto mediante un'opportuna etichetta. Questa deve essere in grado di riportare quali siano le reali differenze del prodotto rispetto ai suoi concorrenti sul mercato, di chiarire l'effettivo rapporto qualità-prezzo e favorire una sana concorrenza con i suoi rivali, anziché una concorrenza sleale. L'etichetta può contenere informazioni relative alla composizione del materiale che costituisce il prodotto, all'identità del produttore, all'identità del prodotto, come il codice a barre, e alle azioni da eseguire per la manutenzione del prodotto. In generale, la normativa a tutela dei diritti del consumatore pone anche l'obiettivo di dare un'educazione al consumo, in maniera tale da rendere tutti noi dei consumatori un po' più consapevoli.